La prima e l'ultima della classe si sono incontrate mercoledì al Gaetano Michetti di Pisticci per recuperare la partita sospesa il 7 ottobre a causa del maltempo. Sulla carta rosso-blu nettamente superiori, ma il giovane Marconi è sceso in campo, deciso a sorprendere. È partita subito forte la squadra di mister Rocco Labriola e all'ottavo minuto Sisto, con un tiro al volo, ha fatto esultare i tifosi presenti. La capolista però non ci sta e prova al 21esimo a spaventare Labriola con un tiro di Murano che però finisce a lato. Il primo tempo trascorre con i padroni di casa che riescono a imbrigliare il rossoblù, che però pareggia i conti al 45esimo con Campisano. A nulla valgono le proteste del Marconia, che sull'azione del gol aveva un uomo a terra infortunato davanti alla porta. I secondi 45 si aprono con i padroni di casa pericolosi su calcio di punizione di Corsaro. Dopo 7 minuti però la capolista inizia a fare sul serio e passa in vantaggio su calcio da fermo di Mastroberti, che tira direttamente in porta. Passano appena 10 minuti ed è il solito Campisano ad andare ancora una volta in gol per la marcatura che vale il 3-1. Il Marconia ormai è demoralizzato ed è tutto troppo facile per la capolista, che cala il poker al 37esimo con Murano. In chiusura di gara ai padroni di casa viene annullato un gol al riformato pescato dal guardaline in fuorigioco. Finisce ancora una volta con nulla di fatto per la giovane squadra di mister Rocco Labriola, nonostante per l'ennesima volta i suoi ragazzi siano passati per primi in vantaggio e abbiano domato la capolista per l'intero primo tempo. Il rossoblù invece continua imbattuto la sua corsa avanti il prossimo. Vicepresidente Trupo, lei immagino che continui a seguire un po' l'eccellenza. C'è una squadra che a suo parere può dare filo da torcere al rossoblù, oppure pensa che vincerà facile? Come si è detto prima, il Picerno la vede una squadra molto che può dare un po' di fastidio, però il rossoblù penso che c'è qualcosa in più in questo campionato. E sentiamo allora subito il commento a caldo dei protagonisti dopo la partita che si è giocata mercoledì al Michetti. Mister, un buon primo tempo, poi il crollo, addirittura Marconia in vantaggio, anche se non era sicuramente questa la partita in cui si poteva sperare di fare i tre punti. Non è proprio così, nel calcio solitamente non è che vince sempre la squadra più forte, a volte vince la squadra più brava, la squadra più attenta, la squadra più determinata, cose che abbiamo fatto nella prima parte di gara, forse quel gol rocambolesco che abbiamo preso, forse ci ha un po', non so, deconcentrati, o qualcuno pensava o pensa che nel calcio è come la matematica, uno più uno fa due, nel senso che se un giocatore resta a terra l'arbitro deve per forza fermare il gioco, e questo è sbagliato. Nel secondo tempo abbiamo preso quel gol molto strano, cioè nel senso che si è allargata la barriera e c'è un gol stupido, mancanza di concentrazione, e poi lì è finita la partita. Però nel calcio, se non si è cattivi, c'è una squadra che si deve salvare, deve entrare in campo col coltello in mezzo ai denti, nel senso buono. Questo purtroppo noi non lo facciamo, facciamo delle buone prestazioni però poi al minimo problema ci sediamo, e purtroppo questo fa parte del carattere, del DNA. Probabilmente abbiamo, ripeto, non abbiamo dei giocatori che mentalmente sanno soffrire nei momenti delicati come quello che stiamo attraversando noi. Senta, come ha visto questa partita? Mi riferisco soprattutto al primo tempo. Abbiamo preso sotto gamba sicuramente, perché il primo tempo penso che non siamo scesi in gamba, almeno inizialmente, dopo non ci andava di perdere, abbiamo avuto una buona reazione, poi il secondo tempo è uscita la squadra che è la solita. Tre gol sono arrivati appunto nel secondo tempo, il primo nel primo tempo. Cosa ha detto ai suoi nello spogliatoio? Beh, di stare calmi, perché è vero che il campo non ci permetteva di giocare, troppo, non è un campo di calcio, è troppo malandato, però ci dobbiamo abituare a queste situazioni, ci siamo adattati, siamo riusciti a fare il nostro gioco.